Amici di YouTube, Pepino Audace, secondo episodio con Manero allenatore. Andiamo avanti, Frosinone, Mantova. Inizia la super rimonta della Frosinone in Serie A. Con parti Pillo. Vediamo chi è fuori. Proseguono le emozioni ai grandi calci in diretta sugli eSports. Se parti Pillo, ragazzi. Questa è una sfida veramente dal sapore speciale. Ci sono due squadre che ragazzi, hanno. Parti Pillo di San Pasquale. Pronto a farci divertire. Sia Manero sia Parti Pillo possono essere i prossimi. Sia l'allenatore del Bari, sia il giocatore del Bari, Parti Pillo. Ruocco, Burrai, si va a Mantova. È proprio Parti Pillo che sta trasformando la. Parti Pillo! Parti Pillo che ha fatto la tripletta del Bari. Sì, Frosinone sembra essere ripartito alla grande. Coman. Palla gol questa. Coman. Festa. Attenzione perché Coman ha solo un anno di contratto nel Bari. Possibilità interessante per Di De Laurentiis. Coman. Che occasione. Parti Pillo, ragazzi, il miglior attaccante della Serie B. Ragazzi, il Frosinone è ripartito alla grande. Pallone importante per. Attenzione a Cerofolini. Mantova 0. Frosinone 2, ma il Mantova è ultimo. Così al 14esimo. Cerofolini con la mano di richiamo. Attento, devo dire. La difesa della. Mancuso l'anno scorso giocava ad Avellino. Cicchella. Ecco la mela. Parti Pillo. Che potrebbe ritornare nella sua città, Bari. Festa! Gran parata. Sì, perché il Bari, ragazzi, è il secondo, ma con una sconfitta proprio contro il Frosinone. Frosinone, ragazzi, può tornare in piena zona playoff. Risolve problemi, grande intervento. Un super Monterisi. Ecco, ragazzi, il Frosinone si dovrebbe concentrare per la Serie B. Cicchella. Parti Pillo. Cicchella. Bravo Randolfi. È finita con la gioia della squadra ospite. Ancora Parti Pillo fa 2-0 e la Frosinone. Hanno ottenuto il massimo, direi col minimo sforzo. Avvia da Mantova con la vittoria il Frosinone. Bari che vince con la Salernitana. Bari riprende. Da dove? Frosinone 13esima, Carrarese 15esima. Meno 3 dalla Sampdoria di Sottillo. Ragazzi, Parti Pillo Carrarese Frosinone. Si gioca a Carrara.
Se hai Darbo fuori. A tutti i riflettori puntati addosso oggi. Negli ultimi tre. Sei gol nelle ultime tre. Manca poco al calcio d'inizio, non cambia. Tre gol più due. Serata di forti emozioni, spettacolo sulle tribune che è già iniziato. Gioca a Carrara. Finotto. Carrarese che giocò un grande campionato l'anno scorso, squadra di Antonio Calabro, vincendo i playoff della Serie C. Rigore per la Carrarese. Va a Cappello. Hanno l'occasione per sbloccare la partita. Ma c'è il gol. C'è il gol della Carrarese. Sì, ma il Frosinone. Oddio, ragazzi, uscire. Occhio al pallone in mezzo. Da Carrara con un punto. Non è bello. Il Frosinone. Potrebbe provare il tiro. Stratro. Cappello, doppietta. Adesso i gol di vantaggio. Iniziamo a riuscire da Carrara. Con zero punti. Diamolo al bomber. Partipillo. Il vero bomber della. Grande qua il portiere della pressione che il Frosinone oggi vada a perdere. Parti Pillo. Bravo Leones. Però è sempre un peccato perché addirittura rischia l'esonero. Passaggio che Manero. Rischia l'esonero in caso di sconfitta. Per loro. C'era le spinta del portiere, azione che non è. No, la mela che si è mangiato. Gli ospiti che escono dal campo battuti. Passo falso, figlio di una prestazione sottotono. Ragazzi, in questo momento la Frosinone non è messa bene. Siamo un attimo. C'è il Sassuolo. C'è il Bari. C'è la Cremonese. C'è la Salernitana. Hello! Allora, c'è proprio Salerno? C'è proprio Salerno? Diciamo che ragazzi, la prima stagione di Manero è una stagione che non si ci poteva aspettare tanto, però ci sono. Tira proprio con la Samp. Perde a Salerno. Catanzaro. Due sconfitte per Manero. 0-0 allo Stirpe. Ancora con Cerofolino. Palermo. A 0 col Palermo. Ancora super Partipillo. Pisa 2-2, va bene. Le ultime prestazioni
Il Bari, ragazzi, sogna la Serie A. 1-1. Cremonese. Allora, dovrebbe, ragazzi, dovrebbe andare a Bari, anche perché il Frosinone addirittura perde a Cremona. Il Bari sembra veramente interessata. Oh, 1-1. Esordisce bene con la nazionale olandese. Brescia 2-2. Sì, sicuramente il Frosinone non va neanche nella zona playoff, ma ancora parti Pillo. Cesena. Oh, attenzione al Frosinone nelle ultime partite. Juve Stabia. Frosinone nono, ma è in questo momento fuori dalla zona playoff perché le prime 8, se non sbaglio. Prime 8 hanno attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Chiaro che il Catanzaro è pienamente in protagonista qui su EA Sports. Lotta per l'ottavo posto, però insomma le ultime partite state meglio. Il Frosinone ha giocato proprio meglio. Va a Castellammare di Stabia. Deve riniziare, però attenzione perché sembra che comunque Moreno Longo non sia pronto per la Serie A. In casa Bari possono investire proprio sull'allenatore del Frosinone. Comunque a Frosinone ha fatto una buona stagione Manero, però l'obiettivo è che lui possa andare via, che lui possa andare nel Bari a divertirsi in Serie A. Bravo Dembia Thiam. E beh, insomma, il Bari società importante, la piazza importante come lo è quella di Frosinone. Il Bari sta proprio affondando la trattativa, cioè De Laurentiis sta attendendo la trattativa proprio con l'allenatore del Frosinone. L'obiettivo è di tenere un anno Moreno Longo e stanno trattando con Manero per averlo almeno 2 anni a Bari. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Di Manero potrebbe essere la sua ultima partita a Frosinone. L'obiettivo non era di portare Canotto. Il Frosinone ha Durante, Meli, conclusione curata. Darbo che è tornato, a disposizione. Che Garritano, Partipillo, 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 Partipillo! Ah, ragazzi, con Manero Partipillo è devastante.
è devastante. Occhio al traversone. Interviene. Fare proprio l'ultima giornata di Serie B con Manero sulla panchina del Bari. Già stato salutato Moreno Longo, quindi la tifosi del Bari, quindi sta per arrivare Manero sulla panchina del Bari. Sta per arrivare l'arrivo in terra pugliese. Cremonese. Eccolo il Bari, ragazzi, qua. Farli vivere l'ultima stagione. Perché il Bari è arrivato secondo a meno 5. Vediamo se arriva la notifica del Bari. Ah sì, è arrivata, perché Manero è il nuovo allenatore del Bari, ha firmato e farà l'ultima. Signore e signori, via Longo dentro bordiere per 2 anni, contratto di 2 anni con il Bari. In terra pugliese va, in terra pugliese, ma il prossimo anno farà la Serie A. E questo è un grande acquisto, però. Ciofaria in casa Bari per l'arrivo del nuovo tecnico ex Stella della formazione frosinone, Bordieri. Faremo grandi cose insieme. Qualcuno non è d'accordo con l'arrivo di Bordieri. C'è Sassuolo Bari, l'ultima partita. C'è già l'acquisto di Partipillo, a Bari. C'è già l'acquisto di Partipillo, che è di San Pasquale. O San Pasquale o zona... €2 milioni Partipillo. Sì, è vero, del Parma. Allora, vediamo come gioca il Bari con Lasagna Favilli. Attaccante Favilli, ragazzi. Perché non giocano Novakovic? 5 Trippaldelli addirittura. Bel modulo. Bel modulo. Cioè che il Bari potrebbe vincere il campionato. Prima assoluta per il nuovo allenatore. Eccolo Manero, il nuovo tecnico del Bari Calcio. Solo il fischio dell'arbitro per partire. Qua ha fatto una buona stagione a Frosinone. Il pubblico non ha voluto mancare. Si gioca a Reggio Emilia per il Bari. Simic, Favilli. E il Bari, tra Manero e il Bari, è una storia d'amore tramortata. Occhio al corner. Azione Simic, come lo era con Molero Longo. Lasagna. Comunque ragazzi, Lasagna potrebbe rinnovare col Bari, vedremo, perché c'è un forse diritto di riscatto. Anche Novakovic. Audace, che ha abbracciato Manero. Maita. Attenzione.
punizione per il Bari nell'ultima giornata. Prende l'ultima giornata alla Bari Manero, per poi riportarlo in terra. Lasagna, lasagna, lasagna. Non ci credo. Ah, ma l'ultima col Sassuolo comunque è tosta contro la squadra di Grosso. C'è Dorval lì. L'Oriente, quel Bari, Caligara. Audace è stato il miglior portiere della Serie B anche lui. Ha dovuto acquistare il Bari. Maita. Bella coppia comunque Favilli e Lasagna. Il gol di Lasagna. Il Bari è in Serie A. Eccolo il nuovo mister. Arriva la sua prima vittoria in Serie B con il Bari nell'ultima giornata. Ed è festa per il Bari Calcio. Doveva acquistare il miglior allenatore promettente della Serie B, oltre che del calcio italiano. Giacco Verciano, brutto infortunio per l'ex giocatore della Juve. E ci sono i festeggiamenti per il Bari, che ottiene, ma c'è ancora l'ultima col Palermo. 13 reti inviolate. Ma ragazzi, Audace è un portiere eccezionale. Allora, 3 punti, meno 3 dal Samp. Samp e Bari che torna in Serie A. Comunque le ultime due partite quante ne mancano di partite, perché l'ultima con la Cremonese. L'ultima con la Cremonese. Vabbè, al Bari comunque già va, aspira all'ultimo posto secondo me. Gioca Radunovic, gioca Sibilli. Cambia modulo, 4-1-4-1 con attenzione, c'è Favassuli. Entrambe le tifoserie tengono in maniera particolare a questo match. Allora Palermo, Palermo ed El Barbera per Palermo Bari. Il Bari si gioca la promozione diretta. Ce l'ha già. Mancano Palermo e Cremonese. Rigorosamente live
su questi schermi è tutto pronto, si attende solo Brunori di Francesco Gomez. Comunque il 2025 è un anno particolarmente importante per il tecnico Neo Bari. Evita l'avversario, ottimo qui il lavoro difensivo. Sono al Palermo. Attenzione Dorbal. Attenzione, pericolo. Bravo Vicari. Al Bari comunque ha trovato, vuole trovare la seconda vittoria con il nuovo tecnico. Prova ad affacciarsi il Bari. Falletti. Falletti! Ah, ci ha provato. Attenzione. Bravo Sirigu. Ma sta giocando Raduno, Ic. Mi sa di sì. Favilli. Trato Favilli. Sì, ma Favilli è in prestito. Giocherebbe. Oh, Favilli! Giocherebbe comunque. Parti Pillo. Guardate Malero come esulta. Vuole la Serie A. Vuole la Serie A col Bari. Sibilli. Se lo beve. Peppe Sibilli, attenzione Sibilli. Prova a calciare. Favilli Sibilli. E adesso il Bari vuole anche il 2-0 sul Palermo. Ma c'è. La mette in mezzo. Brunori Radunovic. Bari che non prende gol ed è la miglior difesa della Lega B. Ragazzi, ma Favilli. Distruttivo. Può essere pericoloso. Ci ha messo una pezza qui. Bravo Sirigu. Sirigu, ragazzi, secondo me che è tornato a Palermo, ma il Bari lo vorrebbe tenere come terzo portiere. Tocco verticale interessante. Occasione importante. E la mette. Tripletta di Favilli. Tripletta per lui. Tripletta di Favilli, ragazzi. Cioè Favasuli non sarà il Bari della Serie A, però Brunori. Vasic. Numeri alti con il nuovo allenatore. Palla persa paralmente. Sia Radunovic. Meglio col 4-1-4 il Bari. Bravo Radunovic, che ha fatto l'errore. Brunori. Dorval. E vince il Bari ed è in Serie A. Il Bari vola in Serie A. Assoluti protagonisti. Hanno lottato fin dal primo giorno. E ora festeggiano un risultato più che meritato. Non finisce certo qui, eh. Hanno ancora delle partite. Il Bari vola in Serie A dopo 12 anni. Il Bari torna in Serie A. Di più forse, 15-16 anni. Dal 2011. No, dopo 13 anni. Falletti. Favasuli. Favilli. Mantovani. Portano il Bari in Serie A. Kevin Lasagna. Però questi giocatori non si possono comprare. Favilli nel Genoa.
c'è Manzari, che è di Bari, Giacomo Manzari. L'ultima è Bari Cremonese. Ma il Bari è già in Serie A, quindi... Dov'è, ragazzi? Allora, gioca Bellomo a centrocampo. Gioca... Sibilli. Allora, ragazzi, gioca... gioca De Josa, mi sa. Gioca Manzari. E di Bari, ragazzi. Vicari, Bellomo. Oh, ragazzi, due baresi hanno segnato al San Nicola. Del 2000 Manzari. Ed è nato proprio a Bari, in Puglia. Allora, 56 giorni. Il Bari comunque in Serie A. Fava Sulio. Però ragazzi, Favasuli dove tornerebbe? Perché hub mercato, dove tornerebbe Favasuli? Lasagna, Falletti, anche lui era Favasuli alla Fiorentina. Sì, ma secondo me, ragazzi, questi giocatori il Bari se li ritrova l'anno prossimo, perlomeno. Sarà totalmente un altro Bari, perché torna Partipillo. È un Bari più barese, perché c'è Manzari, Partipillo. E il Bari! Eccolo, si gode la festa. No, ma vince anche il campionato, ragazzi, della Lega B. Guardate Manero, ragazzi, già esordisce a 24 anni con una vittoria di un campionato di Serie B. Vogliono l'Europa al Bari. Vuole l'Europa. Con una nuova società. Sì, comunque arriva primo. Allora, andiamo a vedere un attimo. Perché in quasi in chiusura di ma Partipillo comunque arriva. Il giocatore si è trovato molto bene con Manero. Fiorentina, mi sa che Poluzzi. Radunic tornerà al Bari. È arrivato primo il Bari, ragazzi. È arrivato primo alla fine con Manero. Era secondo. Sampdoria è arrivata seconda.
mentre Partipillo è sempre nato a Bari del 94. Allora ragazzi, perché il Bari deve pensare anche un po'. C'è Ruggeri della Lazio, Guarino dell'Empoli, Guarino dell'Empoli, c'è Candellone, Wad. E c'è Palmer. Znieski. Allora, vediamo un po'. Siamo comunque in chiusura dell'episodio. Allora chiudiamo così l'episodio, il secondo episodio. Ci vediamo per il terzo con Manero. Bella a tutti e